Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, bentornato Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera, benvenuto Andrea Scanzi, che è la prima volta in questa nuova stagione che ci viene a trovare, giornalista del Fatto Quotidiano. E buonasera, benvenuta senatrice Barbara Lezzi del Movimento 5 Stelle, collegata con noi direttamente dalla kermesse del Movimento 5 Stelle, che domani annuncerà il candidato premier. Vero, senatrice, vuole sbilanciarsi con un pronostico? Chi vincerà? Buonasera a tutti. Beh, io direi che posso dire quello che mi auguro. Io mi auguro che vinca Luigi Di Maio, perché è la persona che secondo me è la più indicata a ricoprire questo ruolo di portavoce del nostro programma per il Movimento 5 Stelle al governo. Però non ha dei dubbi al riguardo, no? Non ce li abbiamo neanche noi. Ma no, io credo che sia comunque abbastanza riconosciuta le qualità di Luigi, insomma, per questo suo ruolo da parte del Movimento, quindi no, non dubbi non ne ho. Ecco, però insomma c'è un po' di maretta, ne parliamo subito dopo la pubblicità, perché doveva parlare il suo collega Roberto Fico e invece è scomparso dal programma. Ci sono dei malumori crescenti nel Movimento 5 Stelle, subito dopo la pubblicità. Senatrice Lezzi, allora il suo collega Roberto Fico, che è presidente della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, è da giorni in silenzio e molti parlano insomma di forti malumori e di dissenso da Di Maio, e comunque non parlerà stasera alla vostra kermesse di Rimini e neanche domani, e tratterete però un tema dove lui era previsto e che è anche il suo tema, quello delle telecomunicazioni. Si spiega perché? Chi l'ha deciso? Fico o Grillo? Guardi, io non ho avuto modo di parlare con Roberto, io immagino comunque che l'abbia deciso lui. Questo io ritengo che sia un normale dibattito, ci sarà qualcosa che sicuramente non gli è andato bene, noi ed io personalmente mi auguro che tutto questo poi si appiani, perché Roberto è una persona che ha svolto un eccellente lavoro nel tempo per il Movimento 5 Stelle, esattamente come me, come Luigi, come Alessandro, come tantissimi altri che sono i cosiddetti della prima ora, insomma, li conosco da prima che iniziasse ad esistere il movimento, quando eravamo soltanto un meetup, noi ci incontravamo già come meetup del sud dell'Italia. Per cui mi auguro, questo è quello che mi sento di dire in questo momento, perché vi ripeto, io non ho parlato con Roberto, quindi non lo so. Quindi va bene, aspetti che interpello qui i miei due ospiti in studio, Paolo Mieli. Prego. Pare che sia stato Grillo a decidere che Roberto Fico non dovesse più intervenire dal palco dei 5 Stelle. Comunque Grillo ha detto che non ci sono correnti nei 5 Stelle. Però appunto, leggiamo sui giornali di malumori che sono anche... Ma sì, ma magari non saranno correnti. Però certo è che Fico ha preso una posizione in questa campagna congressuale, chiamiamola con le vecchie parole, molto dura, molto ostile. Avrebbe dovuto presentarsi come il candidato alternativo a Di Maio, non l'ha fatto, e insomma si comporta in una maniera ostile, marca il fatto di essere diverso, marca il fatto, ci sono dei silenzi che è come alzare la voce, e in questo momento i silenzi di Fico è come se alzasse la voce, dice, quindi in realtà è meno unito il Movimento 5 Stelle. Io neanche quanto... come la senatrice Lezzi non ho parlato con Fico, quindi nessuno di noi credo abbia parlato con Fico, ma io so leggere il suo silenzio, e nel suo silenzio ci ha detto non sono per niente d'accordo con tutto quello che stiamo facendo, non sono per niente d'accordo. In realtà non si sta votando per affidare a Luigi Di Maio la carica di candidato premier, perché non esiste il candidato premier. Sì, vabbè, però diciamo, ma questo non c'è la legge elettorale. Non parliamo di legge elettorale. Il punto vero è che stanno votando per assegnargli una carica equivalente al segretario del partito. Cioè si dice,
quello che sarà candidato premier sarà anche la guida del partito. Ed è questo che loro non vogliono, ed è questo che Fico non vuole, ed è per questo che non parla, non parla stasera, non parlerà domani. E guardi, le dico una cosa, ci vorrà tutta la sapienza e l'abile regia di Rocco Casalino, che è quello che organizza, è il responsabile della loro propaganda stampa, per non uscire con una magra figura da questo, come si chiama, meeting di Rimini, ancora sì, meeting? Sì, noi l'avevamo chiamata kermesse, ma insomma sì. Vabbè, questo, meeting, ecco, di Rimini. Allora, Scanzi, cosa significa questo silenzio di Roberto Fico? Ne stiamo facendo una cosa più grossa di quello che in realtà è? No, è una notizia, le notizie si commentano. Fico è un esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, doveva essere il rivale di Luigi Di Maio, non si è candidato, non parlerà a questo raduno di Rimini e quindi lo si commenta. Io non posso sapere se sia una scelta o sia stata un'imposizione di Grillo o una scelta di Fico. Quello che posso sapere è anzitutto un evidente nervosismo che si respira nel Movimento 5 Stelle in un weekend che teoricamente doveva essere un momento di festa e di investitura per colui che è naturalmente il, virgolette, leader del Movimento 5 Stelle tra i parlamentari, quindi lasciando stare Grillo e Casaleggio. Non mi sembra che ci sia un'area di festa. Se penso a 2 o 3 giorni fa, le parole e la battuta venuta non male, malissimo, di Grillo davanti ai giornalisti, se potessi vi mangerei per poi vomitarvi, non mi sembra che sia esattamente un movimento sereno. E l'altra cosa che io avverto è, e lo vorrei anche chiedere alla senatrice Lezzi, la sistematica capacità masochistica che ha il Movimento 5 Stelle di complicarsi la vita da soli. Perché era del tutto evidente che Luigi Di Maio doveva essere il vincitore, ma forse era più naturale dirlo apertamente. Dire, ragazzi, sono 2 anni che noi puntiamo su di lui, è evidente che è il più bravo in televisione, è evidente che è l'unico che sembra moderato, è evidente che è l'unico che può convincere tanto il centro-sinistra e il centro-destra a votarci, abbiamo deciso di far vincere Di Maio. Perché questa cosa della finta primaria o della primaria con 7 candidati che non si conoscono neanche da soli? Se si vedono allo specchio probabilmente non si riconoscono. Questo secondo me è una maniera per farsi male da soli e complicarsi la vita al di là dei propri demeriti. È perché stanno nominando non il candidato ma il capo del partito. Certo, ma era comunque Di Maio. Voglio interpellare subito senatrice Lezzi. Allora, dice Scanzi, molto nervosismo all'interno del movimento, e perché avete organizzato delle primarie finte, visto che tutti sapevano che sarebbe stato e che sarà Fico sarà Di Maio il vincitore delle vostre primarie online? Beh, Andrea Scanzi dice, potevate dire abbiamo deciso, ma abbiamo deciso chi? Allora, a decidere devono essere gli iscritti, ed era anche giusto che si mettessero nelle condizioni tutti coloro che avessero ormai espletato almeno un mandato con il Movimento 5 Stelle, dare questa possibilità di candidarsi, dare questa possibilità anche di misurarsi con la rete, con le votazioni, con il proprio orgoglio, la propria dignità, con le proprie ambizioni e aspirazioni. Perché negarlo questo? Luigi, io l'ho detto prima, per me è la persona più giusta, perché ha fatto un percorso per cui io ritengo che sia veramente la persona che possa portare al meglio i valori e il programma del Movimento 5 Stelle che vuole andare al governo. Ma ci sono tantissime altre figure notevoli, eccellenti, alle quali era comunque ingiusto tarpare le ali. Poi che queste persone, molte di queste persone... Scusi, senatrice Lezzi, aspetti, ha un'obiezione, prego. Scanzi. No, è tutto legittimo quello che dice, senatrice, però non si vedono questi candidati. È verissimo che ci sono esponenti di spicco, c'è lei, c'è Di Battista che comunque è d'accordo con Di Maio, c'è Morra, c'è Fico, ma non ce n'è uno che si è candidato su Di Maio. Io sono d'accordo sulla bellezza delle primarie, ma le vostre primarie, che magari nascevano nobilissime, allo stato dei fatti sembrano quantomeno delle finte primarie, perché se l'alternativa Di Maio è il primo fruttariano che passa, che nessuno conosce, e Di Maio vince da solo. Vinceva comunque, ma così vince ancora più facilmente. Vi esponete alle critiche altrui. Sì. Allora, guardi, noi poi abbiamo deciso ognuno davanti al suo computer. Io quando ho ricevuto la mail ho valutato e ho deciso di non cliccare per la candidatura, come hanno fatto diversi miei colleghi, anche di quelli piuttosto visibili come me e come tanti altri, perché hanno riconosciuto e hanno, c'è da dire anche questo,
svolto un percorso con Luigi che lo ha reso per noi, insomma, la persona più giusta per arrivare a questo punto. E allora abbiamo deciso di non candidarci, perché io personalmente non volevo fare l'emiliano della situazione. Io sono pugliese e conosco bene tante dinamiche, ho in tanti altri piccole coalizioni anche succedono, però nel centro-sinistra molto più spesso io vedo tante figure che si candidano, poi perdono, ma pesano, hanno il peso del 5%, del 15%, del 30% e vanno a battere cassa nel momento in cui si arriva al governo. Ecco, io non volevo essere minimamente confusa con un personaggio del genere. Se io mi ritrovo in Luigi Di Maio, è inutile che mi candido per poi andare a Luigi un domani, sì, una sì, volta senatrice che Lezzi, diciamo le elezioni, sai, ma io ti ho portato il 20%, non ha senso. Senatrice, ma nello stesso tempo questo mio desiderio non doveva castrare quello degli altri che volevano comunque candidarsi. Sì, fatto sta che certo in questo momento... Senatrice Lezzi, solo per ricordarlo ai nostri spettatori, fatto sta che gli altri sette candidati sono non solo degli illustri ignoti, ma anche persone che hanno detto che loro avrebbero, uno ha detto che avrebbe votato per Di Maio, un'altra ha detto che non occorre la moglie. Sì, quindi insomma diciamo, ma io credo che quella un po' l'idea anche di primarie non tanto... No, ma poi soprattutto, scusate se insisto, ma c'è Fico che è un oppositore di Di Maio, esplicito, da anni. Ma perché non si è candidato? Secondo io sarei curioso di sentire la spiegazione, a parte che lei non ha parlato con Fico e non ci abbiamo parlato con nessuno. Ma che idea si è fatta un partito dove uno che fa un'opposizione lunga, ostinata, poi al momento della verità va in giro a fischiettare per i muri? Perché? Dottor Mieli, io questo veramente non glielo so ma dire. Ma no, che idea se n'è fatta? Perché io in fondo... Ma io non riesco a farmi un'idea su Roberto che comunque non parla. Io non ho capito che cos'è che gli sia andato storto. Cioè, qual è il punto che non gli va bene? Il punto che diventa capo politico? Quella è una questione burocratica. Comunque, Beppe Grillo rimane il garante, che è una figura fondamentale. E poi è chiaro che se noi diamo degli onori ad una persona, si prende anche gli oneri, diventa anche la persona che deve portare avanti una certa burocrazia, a portare avanti il programma, a metterci la faccia, a cercare una sintesi tra i diversi portavoce. Quando si andranno a fare poi le parlamentarie, è giusto anche che il peso venga suddiviso. Io non so se è quello il problema, però se non lo dice... noi non possiamo rispondere, ecco, allora, io mi auguro davvero che lo dirà, ma io sono certa che poi una discussione come ci sono sempre state. Sì, senatrice, sì, scusi, no, allora intanto prego. Abbiamo capito che un problema c'è, ecco, questo l'abbiamo capito, l'avevamo intuito, ma non volevamo passare per, sai, i giornalisti che scrivono sempre cose non bene sul Movimento 5 Stelle. Aspetti, mi faccia solo, aspetti che le devo fare una domanda, perché siccome... Sì. Di Maio, che sarà il vostro candidato premier e che sarà, perché così ha detto Grillo e così avete detto voi, anche il capo politico del Movimento 5 Stelle, quando stasera a Grillo hanno chiesto ma lei non sarà più il capo politico, lui ha detto insomma non sembrava tanto convinto. Chi sarà il capo politico del vostro movimento? Il essere il capo politico del movimento, quando noi diciamo capo politico, è una questione burocratica. Per andare a presentare la lista ci vuole un capo politico e questo lo prescrive la legge. Poi il vero capo politico del movimento è il Movimento 5 Stelle stesso. Ecco perché poi noi demandiamo comunque, abbiamo sempre necessità della legittimazione della rete. Cioè, ricordiamoci che anche il programma non l'abbiamo scritto noi. Noi abbiamo proposto dei quesiti e sulla base di quelli poi i nostri iscritti hanno deciso e hanno quindi dettato una linea politica molto precisa, ma l'hanno dettata gli iscritti, né Fico, né Di Maio, né Barbara Lezzi, né Beppe Grillo. Poi ci sono delle figure come quelle che sarà il candidato premier che si prenderà l'onere di essere portavoce di questo programma, c'è un garante che sta lì in qualità di fondatore a far sì che vengano rispettate sempre le regole, quando non vengono rispettate c'è un suo intervento, questo non cambia, ma è la filosofia del movimento che è sempre la stessa. Allora, Scanzi e Mieli.
Ma due cose. La prima è del tutto evidente, anche umano e comprensibile, che ci sia una buona parte di Movimento 5 Stelle che non gradisce particolarmente Luigi Di Maio e quindi sperava probabilmente che Fico fungesse da breccia o quantomeno che facesse pesare questa forza. Poi non so perché Fico ha deciso così. C'è anche la teoria secondo cui il primo deluso sia Grillo, perché sperava che Di Maio avesse un'investitura media, ma non bulgara, perché se diventa, come sarà, un'investitura bulgara, Di Maio diventa molto più pesante. Magari con un Fico che gli toglie il 30% poteva essere più gestibile. Certo. L'altra cosa... Io su questo, mi permette, non sono d'accordo. No, ma è una teoria, non dico che sono d'accordo. Dico che è una teoria. No, dico solo sulla teoria, brevissimamente... che uno eletto al 90% non vale niente un voto al 90%, mentre al 60-40% secondo me è un voto che conta, perché vuol dire che quei 60 ci credono, 90... Certo. Vabbè, comunque. L'altra cosa veloce è tutto bello quello che dice la senatrice Lezzi, che tra l'altro argomenta sempre molto bene, ma non ha bisogno che glielo dica io. Io credo però che quando la senatrice Lezzi sostiene che alla fine ciò colui che comanda sia il Movimento 5 Stelle, è lì però c'è la solita storia dell'uno vale uno. Uno vale uno è una formula molto caruccia, molto bellina, però è del tutto evidente che una forza trasversale che è cresciuta all'improvviso, che ha preso il 25% nel 2013, che è accreditata del 30% giù di lì alle prossime politiche e che ha tante facce, tante espressioni, tante idee, deve essere gestita da qualcuno dall'alto, e quel qualcuno dall'alto che non è solo il garante, ma è anche uno che qualche volta apre e chiude il cancello, per esempio a Genova, e non solo a Genova, è Grillo, ed è Casaleggio, e aggiungo io, e so che su questo magari... Quindi Casaleggio figlio, Davide. Casaleggio figlio, e prima Casaleggio padre. E aggiungo anche, so che su questo magari non saremo d'accordo, che io lo trovo anche giusto. Okay. Perché io credo, o quantomeno legittimo, perché io credo che nel momento esatto in cui Grillo e Casaleggio non serrano le fila come stanno facendo, il Movimento 5 Stelle esplode, tutti vanno da una parte all'altra, c'è una supernova da una parte all'altra. Quindi insomma, Grillo continuerà a essere... Il capo politico, questo è quello che tu stai dicendo. Diciamo che sarà molto più del garante, come sostiene la senatrice Lezzi. Io sono d'accordo, in realtà non sono in disaccordo, nel senso che in tutte le forme democratiche poi c'è un capo che esercita, poi c'è una rappresentazione del meccanismo. Certo. E quello di cui stiamo discutendo stasera è che questa rappresentazione è stata catastrofica. Perché il sistema di computer il sistema Rousseau hanno dovuto prendere 4 ore in più, questa storia, per cui lei prima ha detto si saprà domani, ma quando mai? Neanche domani, si saprà dopo domani, domenica, il risultato si passa dalla diretta, dal culto dello streaming, a arrivare a 48 ore dopo un voto a dare che si è misteriosamente allungato perché c'era il timore. Cioè, guardate che conta quella rappresentazione. Poi decide il capo, ma il capo decide tenendo conto di ciò che è avvenuto durante quella rappresentazione. Se durante quella rappresentazione è una catastrofe, questo vorrà dire qualcosa. I due temi del Movimento 5 Stelle difficili quest'anno sono stati, uno, il rapporto con la giustizia, nel senso che hanno cambiato idea sulla giustizia rispetto al punto di partenza infinite volte, non una volta sola, infinite volte. Secondo, questo meccanismo di selezione interna che fermo restando, che poi il capo conta, però anche un minimo di meccanismo, se no tutte le cose che abbiamo detto per anni di Berlusconi non valgono questa volta. Anche lì c'è una selezione interna fittizia e dobbiamo avere la forza di dirlo anche nel Movimento 5 Stelle. Allora, diritto di replica alla senatrice Lezzi, perché ha sentito, insomma, qui... Allora, entrambi i miei ospiti dicono che è stato un po' un disastro questa vostra votazione online per il candidato Premier, perché ci sono stati incidenti, perché sono intervenuti gli hacker, avete dovuto spostare la chiusura del voto due volte. Hanno votato 80.000 iscritti, no? Mi pare, questa più o meno, circa 80.000 iscritti. Sì, più o meno, dovrebbe essere quella la cifra. Mi faccia solo finire. E annuncerete il vincitore di queste primarie domani, dopodomani? Domenica.
Dovrebbe essere domenica, ma guardate, quello che è importante è che secondo me i risultati ora sono nelle mani di due notai, per cui sono loro che verificheranno tutta la correttezza e poi li renderanno noti. Poi c'è una piccola imprecisione, noi abbiamo ritardato la votazione, quindi abbiamo dato più tempo perché ci sono stati molti molti accessi e per questa volta abbiamo anche sperimentato il metodo più sicuro dell'invio di un codice di sicurezza al cellulare dell'iscritto che andava a votare. Questo per me è rivoluzionario e quando io ho visto che invece c'erano problemi di accesso perché c'erano molti contatti, io di questo sono stata molto contenta, perché bisogna ricordare che nei giorni scorsi diversi giornali temevano invece la scarsa partecipazione. Allora io dico, tutto quello che stiamo dicendo fino adesso potrebbe essere anche smentito dal fatto che gli iscritti al Movimento 5 Stelle non hanno visto nessun problema, hanno voluto partecipare convintamente per dare la loro scelta, ed è questo l'aspetto che a me emoziona e mi fa più contenta in questa nostro lunghissimo weekend. Per me è importante questo, che i nostri iscritti abbiano comunque continuato a partecipare. Io non vedo questo disastro, cioè l'aver dovuto procrastinare per qualche ora le votazioni, anzi è un motivo di vanto, insomma, come avere una fila e si lascia l'ufficio aperto per continuare a lavorare. Senatrice, lo potevate fare pure tutto domani. Prego. Siccome i risultati si danno domenica, se il vanto è più si procrastina, più ci si vanta. E lei aveva a disposizione, pensi, altre 24 ore. Anche, è inutile negare che ci sono anche dei problemi di hackeraggio che abbiamo avuto noi, Unicredit, l'ha avuto la CIA. Purtroppo queste sono cose che accadono e dobbiamo comunque scudare e proteggere anche il nostro voto, perché è una questione di correttezza e di lealtà. Non abbiamo cambiato idea sulla giustizia, perché io vi ricordo sempre che già quando fu indagato il nostro sindaco Filippo Nogarin, già da allora noi non prendemmo alcun provvedimento nei suoi riguardi, perché era un atto dovuto. Dopodiché abbiamo proprio stilato un codice etico che è molto chiaro, è veramente chiarissimo, ma non c'è un cambio di idea. Cioè, è scorretto dire questa cosa, non è giusto, chiarissimo. Si ricorda proprio il... Grazie. C'era Scanzi che voleva intervenire. Prego. Anche perché per tornare invece al meccanismo di selezione, i vostri votanti sono stati circa 80.000, comunque contro i quasi 2 milioni di votanti alle ultime primarie del Partito Democratico, non erano proprio tutti cinesi o votanti farlocchi, quindi diciamo... Quando si parla di numeri, bisogna capire appunto poi che valore si dà a questi numeri. Ma se si fa una gara a chi fa le primarie migliore, vince il Partito Democratico facile. Poi il Partito Democratico fa delle primarie piene di falle, piene di dubbi, per esempio l'eccessiva presenza di extracomunitari che sembra siano stati pagati per votare questo o quell'altro, ma non c'è dubbio che siano sotto questo punto di vista più convincenti tanto del Movimento 5 Stelle quanto del centrodestra, che neanche si pone il problema, perché lì c'è sempre l'investitura divina. Prima Mieli elencava alcune criticità che ha il Movimento 5 Stelle, dal rapporto con la giustizia, la classe dirigente, la selezione, il problema di Rousseau. Io trovo adesso che le due problematiche maggiori che ha il Movimento 5 Stelle, e sarei curioso di sentire il parere della senatrice, siano altre. Il primo, vedo che il Movimento 5 Stelle di nuovo è stato messo all'angolo, perché mentre loro sono lì a Rimini a dire a Di Maio tocca a te, cosa che già si sapeva prima, il centro-sinistra e il centro-destra sono pronti con Rosatellum 2, che è persino più brutto del Rosatellum 1, almeno questo è il mio parere. Se viene approvato, loro, anche se prendono il 30%, con quei voti al massimo ci fanno il brodo, perché non vanno da nessuna parte. Primo problema, se lo sono posti, l'idea che è il problema che se anche prendono il 30% con questa legge elettorale non vado da nessuna parte. L'altra cosa che è conseguenziale alla prima, in Sicilia dovevano vincere o addirittura stravincere, io vedo i sondaggi e danno addirittura Musumeci in vantaggio, o comunque questo plebiscito non si vede. Allora, senatrice Lezzi, a lei la parola, e aggiungo solo che a proposito di questa nuova legge elettorale presentata dal Partito Democratico che si chiama Rosatellum 2, l'onorevole Brunetta di Forza Italia, rispetto al vostro no alla legge, ha detto che se non siete capaci di fare alleanze sono problemi vostri. Poi vorrei dire... È un merito nostro.
Noi per arrivare alla poltrona non faremo le alleanze, l'abbiamo detto tantissime volte e su questo punto non torneremo indietro. Del resto con chi noi dovremmo andarci ad alleare adesso? Con chi? Ci alleiamo con il Partito Democratico, con Articolo 1, con Forza Italia, con un nuovo centrodestra? Sono le stesse persone che da 20 anni governano questo paese e l'hanno ridotto ad essere il fanalino di coda d'Europa. Che ne vogliono dire con i numeri? In realtà è tutto profondamente e drammaticamente diverso. Noi siamo in ginocchio, costantemente in affanno e siamo lì ad ascoltare perennemente questa propaganda che molto spesso semina bugie, che però si scontra con la realtà della vita quotidiana delle persone. Sono quelle persone che poi ci danno la loro fiducia con il voto proprio perché sanno che noi parliamo di temi e di fatti concreti. Non ci andiamo a sedere nel Nazareno con Berlusconi per andare a scrivere l'ennesima legge elettorale. Sono 4 anni e mezzo che questi parlano di legge elettorale, ne hanno sfornata una che ci invidiava tutta l'Europa. Era finalmente arrivata la fine dell'inciucio, Renzi è stato capace di far risorgere Berlusconi per rifare una legge che vedrà di nuovo appannaggio magari dell'inciucio tra PD e Forza Italia. Adesso saranno gli italiani a dover scegliere tra la chiarezza e invece è la costante opacità. Ma lei, senatrice, un attimo, no, senatrice, scusi, telegrafico Mieli. Sì. Guardi che su questa cosa rischia di aver ragione la senatrice, nel senso che io penso che questa iniziativa della legge elettorale fatta senza l'accordo dei 5 Stelle sia molto diversa da quella di prima dell'estate, che aveva l'accordo dei 5 Stelle, e rischia di essere l'unico favore fatto ai 5 Stelle. Infatti avete visto la senatrice come si è scaldata, perché è una legge elettorale, questo sì che è un grande favore. È vero, il meccanismo ove mai passasse sarebbe quello che dice Scanzi, ma l'idea che il paese si è dato una legge elettorale un po' arrangiata all'ultimo momento, fatta fuori dai 5 Stelle, secondo me quello può far rinascere, ha un fondamento. No, e può far rinascere quello spirito antagonista che porta la gente a dire, sapete che vi dico, comunque voterò 5 Stelle. Se tutti sono uguali, allora, è un'operazione molto rischiosa. Molto rischiosa. Allora, e adesso io vi faccio vedere però il punto di Paolo Pagliaro, perché siamo in chiusura e perché ci saranno delle importanti elezioni in Germania. Come sapete, si è ricandidata la cancelliera Merkel, che sarà anche la vincitrice, ma non sappiamo bene con quali margini. E intanto questa sera, nel tardo pomeriggio, è stata fischiata. Sentiamo Paolo Pagliaro. Domenica in Germania 60 milioni di persone sono chiamate a eleggere il nuovo Parlamento e su alcuni importanti giornali tedeschi, tradizionalmente attenti a quello che accade nel resto del mondo, questa è la terza o quarta notizia. Viene dato per scontato che la CDU di Angela Merkel vincerà le elezioni e che lei sarà confermata per la quarta volta cancelliera. Merkel dice che mai nella storia i tedeschi sono stati tanto bene e i fatti le danno ragione. Il PIL è cresciuto di oltre il 9% in 4 anni e il numero dei disoccupati si è dimezzato. Il deficit del bilancio statale è stato azzerato e anche i redditi hanno ricominciato a crescere. Le esportazioni volano e l'umore è migliorato da quando la nazionale di calcio ha vinto i mondiali. L'alternativa alla Merkel dovrebbero essere i socialdemocratici di Martin Schulz, che però sono stati al potere per ben 15 anni durante gli ultimi 19, prima con il cancelliere Schröder, poi come partner della grosse coalizione. Difficile che lo scontento e la protesta di una parte dei tedeschi possano premiare loro. Dicono i sondaggi che domenica saranno 6 i partiti a superare la soglia di sbarramento del 5%. Con la sinistra, i liberali e i verdi, per la prima volta entrerà trionfalmente al Bundestag anche un partito alla destra della CDU-CSU, cioè la AfD, che potrebbe diventare la terza forza politica con il 10% e una novantina di deputati. Questa Alternative für Deutschland è contro l'accoglienza dei rifugiati, vuole la chiusura delle frontiere e l'uscita dall'euro, predica la democrazia diretta e soprattutto promuove l'idea del riscatto da quella cultura della colpa che sarebbe stata imposta ai tedeschi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tema molto sentito in un paese che con il proprio passato ha saputo fare i conti. Senatrice Lezzi, ci dice una parola definitiva sull'euro? Il referendum non lo organizzerete più?
Quando saremo al governo, esattamente come dicemmo nel 2004 durante la campagna per le europee, se non riusciremo ad ottenere quello che vogliamo, ovvero l'abolizione del fiscal compact, l'introduzione degli eurobond o comunque qualsiasi meccanismo in grado di poter far fare degli investimenti seri al nostro paese, quelli di cui abbiamo bisogno, allora consulteremo i nostri cittadini per vedere se è il caso o no di uscire dall'euro. Quello rimane però l'estrema razza, questo l'abbiamo detto, chiaramente dal governo noi avremo, essendo al governo, avremo un potere, una valenza diversa da andare a fare dei negoziati con l'Europa, che adesso purtroppo i nostri europarlamentari non possono. Hanno provato con mozioni, interrogazioni, ma sappiamo bene i limiti del parlamentare europeo che purtroppo ha, ma nel momento in cui dovessimo essere al governo tutto cambia e noi siamo sicuri di poter ottenere quello che noi stiamo chiedendo, perché comunque lo porteremo avanti con dei dati certi e con anche un progetto serio ed autorevole per il nostro paese. Telegrafici Scanzi Mieli, ma telegrafici? Ma telegrafici, il Movimento 5 Stelle dovrà uscire da questo weekend più forte e credo che sarà decisivo il banco di prova della Sicilia. Se perdono in Sicilia usciranno ridimensionati. Mieli? Io dico che se in Sicilia poi le elezioni politiche prenderanno un voto in più di quello che presero alle elezioni del 2013, dopo tutte le cose di cui abbiamo parlato stasera, vuol dire che hanno una forza che è indipendente dal giudizio sul meccanismo di selezione interna o sulla giustizia o su tutte le altre cose che ho dette. Senatrice Lezzi, io devo chiudere, grazie di essere stata con noi e buona kermesse naturalmente. E grazie. Ringrazio Paolo Mieli e Andrea Scanzi, grazie senatrici spettatori, e io vi lascio al film Due facce di un assassino con Nicolas Cage, John Travolta. E noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30, arrivederci.